splendida tradizione, tornata domenica scorsa 12 novembre lungo l'allea di Corso Torino a Rivarolo Canavese, la 23esima edizione della Sagra d'Autunno, atteso e tradizionale appuntamento autunnale organizzato dalla Proloco di Rivarolo. Il sodalizio ha preparato nella grande pentola le tradizionali caldarroste arrostite sul fuoco e per i più golosi le frittelle di mele con la pastella fragrante e i canestrelli, accompagnati dal vin brûlé. Quest'anno è stato nuovamente proposto il mercato alla Piazza del Bureau per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Siamo soddisfatti perché i produttori hanno accolto con entusiasmo l'invito, ha affermato il presidente della Proloco Claudio Vota, nella speranza che il prossimo anno venga modificata la legge che impone le marche da bollo, in modo da poter tornare a riempire di bancarelle l'allea. Ora l'impegno del sodalizio si concentrerà sul periodo di Natale. Come ogni anno, infatti, nei giorni 8, 10 e 17 dicembre sarà presente per le vie della città con la tradizionale slitta di Babbo Natale.